Cari amici, questa settimana ci troviamo in Brasile e più precisamente lungo le sponde del rio Cuiabá, proprio al centro del Pantanal, la zona umida più estesa del pianeta, un'immensa pianura alluvionale che si estende su ben 150.000 km². Il Pantanal è considerato l'ecosistema con il maggior numero di specie di flora e di fauna. Qua si possono incontrare tutti i tipi di animali, dalla lontra gigante al tapiro, il formichiere, centinaia di specie di uccelli e naturalmente il giaguaro, il vero simbolo del Pantanal. Questo luogo è stato inserito nel 2000 dall'UNESCO nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità. Pantanal, dalla parola portoghese pantano che significa palude, è un paradiso ecologico nel cuore del Sud America, a cavallo fra la Bolivia, il Paraguay e gli stati brasiliani del Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Con i suoi 230.000 km² è la più grande pianura di inondazione e la terza riserva ambientale più estesa della Terra. La sua importanza ecologica è immensa, poiché ospita uno dei più ricchi ecosistemi del pianeta, con foreste stagionali periodicamente inondate. Grazie alla maggiore concentrazione di fauna selvatica del continente americano, è molto facile avvistare gli animali tipici di questa regione: caimani, capibara, lontre giganti, anaconde e centinaia di specie diverse di uccelli. Per tutti questi motivi, il Parco Nazionale del Pantanal, istituito nel 1981, nel 2000 è stato nominato dall'UNESCO Patrimonio Naturale dell'Umanità e iscritto nell'elenco delle riserve della biosfera mondiale. L'animale simbolo di questa regione è il giaguaro, il più grosso felide americano, il terzo più grande del mondo dopo la tigre e il leone, diventato nel giro di pochi anni un autentico richiamo per tutti gli appassionati di wildlife alla ricerca di forti emozioni ed immagini da immortalare. E fra gli scopi del nostro viaggio, oltre al desiderio di vedere dal vivo e da vicino uno o più di questi splendidi esemplari, vi è anche quello di seguire e documentare come si svolge un workshop di fotografia naturalistica sul campo. Un viaggio mirato dedicato agli amanti della fotografia wildlife, professionisti e non, che si avvale in questo caso dell'organizzazione e dell'accompagnamento di una guida d'eccezione, l'amico Sergio Pitamitz, fotografo del National Geographic Creative Team, specializzatosi da anni nella realizzazione di fotografie di wildlife ed in particolare nel ritrarre i big cats, i grandi felidi del mondo. Nei miei viaggi ho sia fotografi amatori alle prime armi, sia a livello avanzato e molto spesso anche molto avanzato, e a volte saltuariamente anche dei professionisti che vogliono venire con me perché sanno che venendo in uno di questi viaggi tutto è organizzato al meglio per portare a casa le migliori fotografie. Nel caso di chi invece ha le prime armi, essendo gruppi di piccole dimensioni, posso seguirli individualmente e dare loro i consigli su come utilizzare la macchina fotografica. Nel caso invece di persone di livello avanzato, vi spiego come raccontare una storia per immagini e non solo cercare la bella fotografia.
Come attrezzatura, tu cosa hai consigliato di portare ai partecipanti a questo viaggio? Ho consigliato di portare ciò che avevano, questo per un semplice motivo, che non è assolutamente necessario avere lunghissime focali. In questo viaggio sono state utilizzate focali estreme fino a 500 mm, ma anche con un teleobiettivo molto più ridotto, un 300 mm, si riescono a utilizzare foto bellissime, foto ambientate degli animali. E una delle cose su cui punto molto è quello di non concentrarsi soltanto al primo piano dell'animale, ma mettere da parte questi grossi teleobiettivi e lavorare con obiettivi di lunghezza focale minore, cercare di far vedere l'animale nel proprio ambiente. In realtà, il viaggio per raggiungere Porto Joffre, ovvero il cuore del Pantanal, comincia per tutti 147 km più a nord, a Poconè, dove un cartello in legno segnala l'inizio della mitica Transpantaneira. Costruita nel periodo della dittatura militare, parallelamente al progetto della Transamazzonica, la Transpantaneira è una lunga strada sterrata intervallata da ben 128 ponti pericolanti, praticamente uno ogni chilometro. Durante la stagione secca, i fossati lungo entrambi i lati diventano degli stagni artificiali, richiamando numerosissime specie di uccelli ed altri animali verso i turisti. Mentre nella stagione umida la strada diventa una vera e propria isola per gli animali spinti qui dalle acque alluvionali. Le occasioni di sosta lungo la strada sono innumerevoli. La presenza costante di varie specie di aironi, spatole, martin pescatori, ibis, jacanè, pavoncelle, jabiru, che si aggirano con circospezione tra una massa di caimani giacarè semi addormentati, in un contesto paesaggistico assolutamente originale, rappresentano un vero paradiso per gli amanti del bird watching. Non mancano però anche gli incontri inaspettati, come quello con uno sciame infinito di farfalle gialle che ci vengono incontro per una decina di chilometri senza soluzione di continuità e ci regalano un momento di autentica poesia. Pochi ponti alcuni chilometri più avanti è invece una mandria di bestiame che avanza scortata da alcuni pantaneiros a cavallo a sbarrarci la strada, costringendoci a fermarci. La Transpantaneira è costellata di grandi ranch privati dove, accanto all'allevamento di bovini, i proprietari, sfruttando la crescente richiesta turistica, si stanno attrezzando per trasformare parte delle loro fattorie in resort, in grado di offrire alloggio agli ecoturisti. Si possono effettuare delle suggestive escursioni a piedi nei dintorni per poter osservare con la dovuta calma la fauna e gli uccelli locali, tra cui la meravigliosa Ara Giacinto, uno dei più rari fra i più grandi pappagalli del mondo, che nidifica negli alberi vicino alle posate.
oltre a tucani, scimmie cappuccino, agouti, iguane e caimani giacaré. Il calar del sole al tramonto sembra un segnale per dire a tutti gli animali che la giornata è terminata, ma non è così. Ce ne rendiamo conto percorrendo di notte un breve tratto di strada all'interno della posada. I fari dell'auto e le potenti torce al seguito illuminano solo alcuni degli animali ancora in piena attività. Tra cui un timidissimo tapiro intento ad abbeverarsi solitario in una piccola pozza d'acqua. Tutto attorno è un luccicare di puntini rossi. È il riflesso degli occhi di centinaia di caimani giacaré che stazionano nei dintorni. È l'occasione giusta per cercare di realizzare delle fotografie notturne, potenzialmente molto suggestive. All'alba, lo stesso stagno della notte precedente pullula di vita e sembra attraversato da strane correnti. Ci sono decine e decine di caimani intenti a fare la loro prima colazione a base di pesci, molluschi e crostacei. Il caimano giacaré è un membro della famiglia degli alligatori. Gli esemplari adulti possono arrivare a superare i 3 metri di lunghezza, le zampe sono corte e robuste, mentre le dita inferiori sono unite da una membrana che ne facilitano il nuoto, anche se la maggior parte della forza per il nuoto proviene dalla coda, che rappresenta il 30% della lunghezza del corpo. Negli ultimi anni si è registrata una notevole riduzione del numero degli esemplari di giacaré. Se i predatori principali degli esemplari più piccoli sono i rapaci, come il caracara, il gavilan nero e la cicogna jabiru, le cause fondamentali di questa riduzione sono la caccia per l'industria del pellame, la cattura per il traffico di animali da compagnia e, in misura minore, la sua utilizzazione a scopo alimentare da parte delle popolazioni locali che consumano occasionalmente anche le uova. Mettendo una cam su questo tronco, abbiamo già visto il giaguaro venire da là in qua. Figlia, se l'animale va di qua o va di là? Sì. E poi una dietro al tronco, perché in modo che tu non la veda. Io la metto, la fisso su uno dei. Una lezione particolare nell'ambito di questo workshop era quella dedicata all'uso delle camera trap. Si tratta di una tecnica particolare che viene utilizzata per fotografare animali particolarmente elusivi, difficilmente avvicinabili di persona,
o, come in questo caso, di animali particolarmente attivi di notte. Per fare ciò vengono installate delle macchine fotografiche comandate da un sensore a infrarossi o laser, a seconda della tecnologia che si utilizza, che fa scattare la macchina fotografica al passaggio dell'animale e viene illuminato dai flash in piena notte. Buona, vanno. Quella giornata è stata molto faticosa perché comunque sia in foresta pluviale c'è molta umidità, zanzare, chi più ne ha più ne metta. Però è stato molto interessante perché bisogna costruire un set, c'è tutto un lavoro dietro per cercare di mantenere lo standard alto e la buona riuscita di tutto il progetto. Uno qua, uno qua, adesso va perfetto. La Transpantaneira termina a Porto Joffre. Qui inizia il regno delle acque e l'unico mezzo di trasporto sono le veloci imbarcazioni cariche di turisti e fotografi che solcano il rio Cuiabá e i suoi affluenti alla ricerca del re giaguaro. Animale misterioso e solitario, il giaguaro è molto difficile da vedere e delle sue abitudini si sa pochissimo. Sa cacciare nella prateria come nella foresta e le paludi. Predilige la vicinanza dell'acqua, con cui, a differenza della maggioranza dei felini, si trova a suo agio. È infatti un ottimo nuotatore e caccia anche piccoli alligatori o caimani, oltre ai simpatici capibara, i più grandi roditori al mondo. Il termine italiano giaguaro deriva da quello indio jaguara, ovvero colui che uccide con un balzo. Il giaguaro, infatti, non insegue la sua preda, ma l'attende in agguato e nel momento più opportuno le balza addosso azzannandole la testa e due lobi temporali. Se però fallisce il colpo, quasi mai ci riprova una seconda volta. I giaguari abitano un territorio che può estendersi fino a 300 miglia e si incontrano soltanto durante il calore, ma sono così solitari da irritarsi a vicenda anche durante il sesso. Per individuarlo, avvistarlo ed anticipare i suoi spostamenti durante i lunghi safari in barca lungo il rio Cuiabá e i suoi affluenti, c'è bisogno del supporto delle ottime guide locali e di una valida organizzazione. Per questo Sergio si è affidato a Riccardo Boschetti, fondatore e titolare dell'agenzia Wild Pantanal, un italiano nato lungo il delta del Po, che da alcuni anni ha deciso di venire a vivere e lavorare proprio in questa regione. Wild Pantanal è un piccolo operatore turistico con base a Cuiabá, nello stato del Mato Grosso, in Brasile. Offriamo spedizioni e escursioni nel Pantanal del Nord. I clienti a cui si rivolge la nostra offerta sono essenzialmente fotografi naturalistici alla ricerca di situazioni particolari e anche con una certa facilità di fotografia e di avvicinamento della fauna selvaggia, ma anche viaggiatori itineranti,
coloro che vogliono conoscere in generale un po' tutto il Brasile, e fanno una tappa di 3, 4, 5 giorni in cui includono, oltre all'osservazione di fauna, anche passeggiate a cavallo, camminate e escursioni notturne. Ma com'è cambiata questa regione e la vita dei suoi pochi abitanti con l'arrivo e il costante aumento di turisti? Lo abbiamo chiesto a Oscar, la guida storica del Pantanal. Doze anni che comecei a lavorare con un fotografo italiano che si viene qui solo per sacar foto per se vai embora. E foi muito bom. Na época só tinha não turista. Muito pouco turista. Muito de agora. Tinha dia de encontrar 9, 10 onças por dia. Muito turista agora. Melhorou mais de turista, mas as onças tem bastante, mas abriu muito. Espalhou. Turista para nós aqui é o que está dando para nós aqui, né? É, abrindo um pouco, porque muito barulho de agora, um para cá, outro cá. E tem que regulamentar um pouco ou não? Não, porque antes tinha muito caçador de onça, muita fazenda. Agora não tem mais fazenda. Se pode crescer o número de onça, diga agora. Lo scopo di questo viaggio fotografico era proprio l'avvistamento del giaguaro. Ma ha senso studiare, fotografare e proteggere questi grandi felini? È molto importante perché vediamo in continuazione in televisione documentari sui grandi felini, vediamo servizi fotografici sui grandi felini e diamo per scontata la loro presenza ovunque in questi ecosistemi, quindi il giaguaro nel caso del Centro Sud America, leone, leopardo, ghepardo nel caso dell'Africa e la tigre e anche il leone, leopardo, anche se pochi lo sanno, nel subcontinente indiano. Invece purtroppo non è così, perché questi animali vengono cacciati regolarmente dai bracconieri o per scopo di medicina tradizionale o semplicemente per proteggere il proprio bestiame. Tu mi dicevi partecipi in prima persona dei progetti per la salvaguardia di questi grandi felini. Sono in prima linea qua in Italia per conto di National Geographic Big Cats Initiative. Mi occupo di raccogliere fondi che vengono raccolti con la vendita di fotografie fine art e anche la stessa quota di questi viaggi che organizzo in territori dove vivono questi grandi felini, parte di questa quota viene donata alla salvaguardia dei felini, a questo dipartimento di National Geographic che appunto si chiama Big Cats Initiative. Un bilancio finale su questa spedizione e questo viaggio fotografico tra le bellezze del Pantanal lo abbiamo chiesto a uno dei partecipanti, Massimiliano Bencivenni. In genere le aspettative sono sempre molto alte, io parto sempre con... mi informo prima, quindi sono molto esigente da questo punto di vista, però questa volta penso di tornare con molto più di quello che mi aspettavo. Ecco, ho imparato moltissimo perché ognuno ha il suo modo di interpretare la scena, e non solo tecnicamente ma anche a livello di composizione e piuttosto che luci e ombre eccetera. E da Sergio ho imparato due o tre piccole chicche che mi hanno consentito di essere più pronto quando c'è una scena in movimento veloce e quindi per non perdere l'attimo. È un'esperienza che rifaresti ed eventualmente a chi la consiglieresti? Beh, la consiglierei agli amanti della natura ancora non inflazionata. E certo, non è un viaggio di quelli da intraprendere con leggerezza, è una cosa abbastanza dura, anche perché il sole e le zanzare sono persistenti e continue tutto il giorno. Però l'appagamento finale ripaga ampiamente le fatiche.